Ciao, benvenuti sul canale. Io sono Mizar e oggi siamo alle prese con GTA 5. Certo, lo so, GTA 5 di certo non è un titolo recentissimo, però voglio dire, è uno di quei titoli che, ragazzi, fa sempre parlare di sé, nonostante i suoi anni sulle spalle, continua a parlare di sé, un po' come Skyrim. E visto che comunque l'hanno portato sul canale tantissime persone, come dicono a Bari, io ci so, you show me, lo porto pure io sul canale, tutto fa brodo. Quindi iniziamo questa nuova avventura. Ovviamente non starò lì a leggervi testi e cose, perché tanto ormai la storia la sapete a memoria. Più che altro l'ho un po' moddato, ecco, perché giocando su PC, appunto, lì puoi moddare i file, quindi ho reso il gioco, diciamo, un po' più italiano, tra virgolette. Vabbè, ma vedrete fra un po'. Incomincia questa fantastica storia. Ascolta Trevor, bello, apri la porta. Tu vai dentro. E anche tu, non fare pazzie, forza. Pure tu, muoviti, alzati. Dai. A posto. All set. Phone it in. I'm calling it. Il telefono del 1518. Neanche mia nonna aveva sto telefono. Detonazione. Ragazzi, però le esplosioni di GTA 5 sono spettacolari. Ed ecco i 171.000 dollari. I saw your face, I'll remember you. You forget a thousand things every day. How about you make sure this is one of them? I've seen his eyes! He's crazy! No one's crazy! My thing! Be cool! Che figata sta cosa del cambio personaggio comunque! Fuck! He didn't have to do that! Let's get going! There'll be time for grieving later! Yeah, you got that right. Let's go! Ok ragazzi, adesso vedrete la prima mod di questo gioco. Ed eccola qui, non so se ci avete fatto caso, ma le auto che arrivano sono i carabinieri, le auto vecchie. Perché ho pensato, visto che è ambientato 9 anni fa, comunque più vecchio, con gli anni passettoni, capelli lunghi, quindi ci sta. Ci sta proprio. We got a window. Let's go. Get out of here. They answered the wrong call. Press forward. Can't be many more cops in this town. Bring them. This is fucked, man. The thing is full. I got my share. It's still wide open. Cars up here. The kid might have failed. This wasn't in the job. Eccola lì. Come on, get to the, cioè, ragazzi, guardate, carabinieri, bellissimo. Let's get out of here. Let's go, let's go. Ecco il furgone.
aspetta la squadra. Dai, belli, forza. E rieccoci col controllo. We move quick, we can beat the train. We're getting there. Cops! Coming our way! Be cool! They ain't made this car yet. Man, I'll believe in this bird when I get eyes on it. Shit, shit, shit! Roadblock! Go right! Beat the train, man! Cioè, ragazzi, qua è stile Mission Impossible, fatto un cruise. Mamma mia. Comunque i GTA a livello di regia sono qualcosa di spettacolare. No, hey! Stick to the plan! What? Stick to the fucking plan! Come on! Where the fuck's the chopper? Fuck! Vai, Trevor, scatenati contro i carabinieri. Per le divise che non sono riuscito a mettere quelle dei carabinieri, devo vedere meglio. Was not always a good husband, not always a good citizen. He did not die a hero's death, but he was a man. Our Lord was crucified with two thieves, so perhaps we should not judge. Oh, come la malombra, cioè, credevi che ero morto. Father, we do not know your infinite mysteries, but we know that you will show mercy to our friend. Perfetto, ragazzi, diciamo che il prologo è iniziato. Direi anche di interrompere qui la prima puntata. Magari vediamo un attimo, non mi ricordo bene se... Ah, sì, facciamo vedere anche questa. Your son, James. He's a good kid. He's a good kid? A good kid. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. A farsi le seghe. That's our standard for goodness. Dice i trimoni, non le seghe, i trimoni, a barice, il trimone. And what about you? What about me? Hey. I cazzi tuoi quali sono? I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. Ce ne vantiamo. Banks. I ran whores, I smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road.
with a big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. I think I just did. Oh. Well, I think that's all we have time for. The same time next week? I guess. Oh. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Well, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. Bella per la musica di GTA, ragazzi. Ok, ragazzi, diciamo che ci possiamo fermare qui. Come avevo il controllo? Che cavolo? Che diavolo è quella? Vabbè. Allora, come abbiamo il controllo del personaggio, finiamo qui la prima puntata. Guarda la polizia che ti caccia. Gotta be around here somewhere. Unless they buried it under the sand, fool. Another brilliant Lamar Davis production. Man, fuck you. Hey, excuse me, homie. Can you tell me where Berto Beach House is? No, homie, I cannot. Man, won't you come on? Fuck. Actually, yeah. It's that house right there with the yellow stairs. Yeah, good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn. Why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet, do some skywriting and reads there's a couple of niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See, what you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Beh, oh, certo, rubare un'auto legalissimo in America. Tax returns certo. And all. Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slinging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie. Yeah, homie, this the spit knot right here. Your boy Simeon wasn't bullshit. Man, get your ass in here. Bring your ass, fool. Always trying to boss somebody. Come on. Come on. Shit, come on. Ok, ragazzi. Damn. Possiamo anche fermarci qui per il prologo. Yeah. Spero che questa serie vi possa piacere. Come avete potuto vedere, ci sono state un po' di modifiche ai file, come appunto i carabinieri. E se ci avete fatto caso anche la divisa della polizia. Va bene, al prossimo video e spero che il video vi stia piacendo. Ciao, adio.